Confutazione senza pietà degli errori che caratterizzano la filosofia analitica. Innanzitutto, la filosofia analitica presuppone infondatamente e implicitamente l'esistenza di una realtà oggettiva al di fuori del pensiero. E ritiene che il piano del linguaggio non si riferisca direttamente alle cose, e quindi al piano metafisico, quindi distingue nettamente e separa il piano semantico da quello ontologico. E qui vi è un altro errore che ne contiene molti altri. Allora, piano ontologico. Il piano ontologico è presupposto anche all'interno della filosofia analitica, nonostante lo si possa esplicitamente negare. Allora, piano ontologico è il piano dell'essere, dell'essere sé. Ora, Severino fa notare inoltre il linguaggio che i segni, che quindi sono le parole all'interno di un linguaggio, sono già esse stessi, esse stesse, essenti. Quindi sono già esseri e quindi esse già appartengono al piano ontologico. I segni si devono distinguere gli uni dagli altri, perché se non si distinguessero non sarebbero neanche punibili i significati diversi dei segni. E anche gli oggetti designati non sarebbe possibile poi indicarli attraverso i segni. Ma affinché vi sia una differenza tra i segni, è necessario che innanzitutto vi sia l'identità dei segni, quindi l'essere sé da parte del segno. Quindi una qualunque parola, un qualunque termine, un qualunque significato è già posto all'interno del linguaggio, di qualunque sistema logico, come essere sé, come essente ontologicamente. Perché se non lo si ponesse ontologicamente non si potrebbe neanche porre la differenza. Ed è invece implicito ed evidente che sia posta la differenza tra i segni. La differenza implica l'identità, perché se non vi fosse l'identità permanente di un segno, non sarebbe possibile neanche poi porre la distinzione tra quell'identità e un'altra. Quindi la distinzione originaria che appare, che è presupposta anche all'interno del linguaggio e della filosofia analitica, è ciò che Severino indica e che comporta il fatto che sia posta implicitamente anche l'identità, l'essere sé da parte di tutti i segni. Poi Severino va anche oltre e mostra che i termini che non sono le cose sono segni degli oggetti designati dal linguaggio, ma se gli oggetti a loro volta non ci fossero come cose permanenti e quindi la realtà al di fuori del linguaggio non fosse conforme al principio dell'opposizione universale del positivo e del negativo, i termini non sarebbero neanche potuti presentarsi, non sarebbero potuti, no, non si sarebbe potuto porre alcun tipo di segno mancando il contenuto da essi designato. Soprattutto nella misura in cui si crede che il linguaggio sia lo sviluppo di una certa cultura, di certe attività umane nel corso del tempo. Questo è un altro presupposto infondato, che il linguaggio sia un prodotto, così come lo sarebbero tante altre cose, anzi tutto ciò che riguarda il contesto umano. Infatti si presuppone implicitamente, nelle prospettive della filosofia analitica che analizzano il linguaggio, che il linguaggio sia qualcosa di prodotto all'interno di un mondo esistente di per sé al di fuori delle coscienze, delle menti, delle percezioni, e che tale mondo che esiste in sé, a prescindere se sia inteso come determinato in sé o come indeterminato, sebbene sembra prevalga l'idea che il mondo al di fuori sia indeterminato e che sia poi determinato attraverso appunto il linguaggio, ecco. Se il mondo fosse indeterminato intrinsecamente, come sembra anche sostenere erroneamente la meccanica quantistica, o meglio, un insieme di interpretazioni erronee della meccanica quantistica, il mondo al di fuori del linguaggio è pensato come indeterminato.
Ma se il mondo al di fuori del linguaggio fosse indeterminato, non potrebbe neanche apparire il linguaggio. Perché, allora, innanzitutto, se il mondo effettivo al di fuori del linguaggio fosse contraddittorio in quanto indeterminato, non potrebbe essere incontraddittorio e indeterminato. Cioè, le cose che appaiono originariamente distinte nella nostra esperienza, se al di fuori della nostra esperienza fossero invece indistinte, vorrebbe dire che in realtà non sarebbero conformi all'opposizione universale. E nonostante siano apparenti, nel senso che appaiono come distinte, non lo sarebbero di per sé. Ma per non esserlo, vorrebbe dire che la loro identità coincide con quella delle altre cose. E proprio per quello poi ci sarebbe la mancanza della distinzione. Ma allora già non si capirebbe come possano magicamente apparire come determinate nel linguaggio, come possa un linguaggio interno a una realtà posta come indeterminata determinare qualcosa. In che modo? Già solo questo è un errore clamoroso, cioè non è giustificato fino in fondo come. Ma non lo si può proprio giustificare perché anche il giustificarlo presuppone che la realtà sia conforme all'opposizione universale. A livello ontologico, in quanto chi ritiene che vi sia un linguaggio che descrive le cose e al di fuori vi sia poi la realtà da determinare attraverso il linguaggio, presuppone già una differenza ontologica, una separazione e una distinzione tra il piano semantico, il piano del linguaggio, il piano della logica e quello della realtà esterna. Ma per presupporre questa struttura ben determinata, dove appunto il linguaggio si manterrebbe chiuso in sé, il piano semantico sarebbe chiuso e isolato rispetto alla realtà esterna. E beh, bisogna pure presupporre però l'incontraddittorietà ontologica della realtà nella quale vi sarebbe questa suddivisione, dove, nella quale vi sarebbero il linguaggio, i sistemi logici, la filosofia analitica. Altrimenti, non ponendo questa differenza, non implicando, non presupponendo questa incontraddittorietà ontologica, tutto sarebbe equivalente a tutto il resto. Quindi, nonostante si ponga la dimensione del linguaggio, del pensiero, come distinti dalla realtà esterna, contemporaneamente non lo sarebbero, non sarebbero distinti. Il fatto che siano posti come distinti e si presupponga che siano distinti quei piani implica la presupposizione dell'incontraddittorietà della realtà, a livello proprio ontologico. Altrimenti tutto sarebbe equivalente a tutto il resto. E tra l'altro, come già ho detto, in una realtà intrinsecamente contraddittoria, dove mancasse l'opposizione universale del positivo e del negativo, anche ciò che si pone al suo interno come linguaggio, sarebbe contraddittorio, sarebbe impossibile, in quanto, lo ripeto, essendo il linguaggio, in questa prospettiva che sto confutando, un evento, un insieme di contenuti presenti all'interno della realtà, non al di fuori. Se la realtà che ospitasse tali contenuti fosse contraddittoria, renderebbe contraddittori e impossibili anche i contenuti, appunto, che in essa si manifestano. Come si potrebbe pensare che il linguaggio possa prodursi in una realtà contraddittoria dal punto di vista ontologico? Come si potrebbero porre dei segni come distinti tra loro in una realtà non conforme a quel principio? Come si potrebbe pensare che la propria scelta, che è sempre un evento che farebbe parte di una realtà contraddittoria, mantenersi come potrebbe essere posta come tale, cioè come distinta dalla sua negazione e da tutto il resto, in una realtà contraddittoria? Se ci trovassimo in una realtà contraddittoria, non potrebbe apparire nulla, perché tutto sarebbe equivalente a tutto il resto, non potrebbe apparire nulla di determinato, e il manifestarsi stesso delle cose sarebbe equivalente al non manifestarsi, al nulla, a tutto il resto. Ma anche la scelta, quindi anche se nonostante no, non possa apparire niente, facciamo finta che apparisse qualcosa, la scelta di aver posto un certo valore, di aver dato un certo valore a un certo simbolo, come nei sistemi logici, o un certo valore a un certo segno, come nel linguaggio, sarebbero scelte a loro volta
prive di valore, in quanto non potrebbero mantenersi stabili e determinate, così come le conseguenze di tali scelte, in una realtà non conforme alla struttura originaria indicata da Severino. Allora, tutto ciò deve essere chiaro. In queste prospettive si presuppone che le tesi di Severino siano false. Si presuppone che noi non ci troviamo, e lo si presuppone con certezza, non ipoteticamente, lo si presuppone con certezza che noi non ci troviamo in una struttura eterna di fotogrammi e che la realtà esista in due dimensioni, quella dell'apparire infinito, dove tutti i fotogrammi che compongono l'intera realtà esistono da sempre e per sempre, e quella dell'apparire finito, dove invece i fotogrammi appaiono uno alla volta, in sequenza. Ora, con fotogrammi ho già specificato a cosa mi riferisco, ai momenti che appaiono nella nostra esperienza, agli istanti dove ogni configurazione si mantiene determinata e distinta dalle altre, dove ogni determinazione è quel che è e non altro da sé. Quindi fotogrammi coscienziali e sensibili. Ora, se nella nostra esperienza non apparissero i fotogrammi, cioè noi non avessimo a che fare con dei contenuti, con degli istanti immutabili, ma con un mondo che si trasforma, che diviene incessantemente, con un contenuto fenomenologico veramente diviniente, noi non potremmo cogliere neanche la variazione. Perché affinché noi possiamo cogliere la variazione è necessario che intanto, almeno per un istante, appaia una configurazione determinata e distinta da tutte le altre. Ma affinché appaia questo è necessario l'essere sé da parte di quei fotogrammi, degli istanti che noi esperiamo nella nostra esperienza dal punto di vista fenomenologico. Quindi devono essere conformi all'opposizione universale, questi istanti, questi momenti. Ma se si trasformassero l'uno nell'altro, non sarebbero conformi a questo principio, perché la loro identità smetterebbe di essere quella di quell'insieme determinato di caratteristiche che compone un certo fotogramma, e tale identità diventerebbe altro da sé, un'altra identità, un'altra configurazione. Ma se potesse accadere questo, non potrebbe mai apparire nessun fotogramma. Affinché possa apparire un fotogramma, un momento distinto poi dagli altri, ed è necessario affinché si possa notare la differenza, la variazione dei contenuti che è interpretata erroneamente come divenire, è necessario che i fotogrammi siano identici a sé e distinti dagli altri, che siano quindi conformi all'opposizione universale. Quindi nel momento in cui appare tutto ciò ed è necessario, vuol dire che nel momento in cui appare quindi la necessità che i fotogrammi siano sé stessi e che siano distinti da tutto il resto, è evidente che devono rimanere in contraddittorio e lo devono rimanere anche dopo averne avuto esperienza. Perché qui ci si riallaccia al problema del ricordo. Allora, noi assistiamo a una certa sequenza come la legna che brucia. Lasciamo perdere l'ipotesi infondata che vi sia una realtà fisica esterna da questi fotogrammi, dove vi sarebbe la legna come struttura fisica che cambia di configurazione e diventa cenere. Già quello sarebbe un problema dal punto di vista del divenire. Lasciamo perdere. Concentriamoci sulla legna fenomenologica, diciamo, cioè sul contenuto immediato, che è un insieme di caratteristiche. Quella legna lì è distinta come configurazione sensibile dalla configurazione della cenere. La legna, dal punto di vista fenomenologico, è un insieme di vari fotogrammi, ognuno che è una composizione determinata di caratteristiche. Quindi la legna è già un insieme complesso di vari essenti, di varie determinazioni. Questo insieme si distingue da quello della cenere, che a sua volta è un insieme di vari fotogrammi. Ora, affinché nella nostra esperienza possa apparire la variazione della legna, che appunto
appare in configurazioni sempre differenti, fino ad arrivare alla cenere, affinché noi possiamo poi avere il ricordo che quella cenere è ciò che è subentrata alla legna, che quindi prima dell'apparire della cenere, nell'apparire finito, vi fosse la legna. È necessario che il ricordo abbia come contenuto, cioè si riferisca a un contenuto che ancora attualmente esiste, anche se non appare nell'apparire finito. Se vi fosse solo il ricordo sarebbe totalmente autoreferenziale, cioè non si potrebbe sapere che quello è il ricordo se mancasse il contenuto a cui si riferisce il ricordo. Questa è un'altra brillante, diciamo, forma di comprensione di Emanuele Severino, ovvero che il ricordo di per sé, se mancasse l'evento che viene ricordato, non potrebbe essere saputo come ricordo. Cioè noi sappiamo con certezza che un certo contenuto è avvenuto, un certo evento, non semplicemente perché lo ricordiamo, ma perché il ricordo di quell'evento è possibile paragonarlo all'evento stesso, che deve comunque ancora apparire. Cioè noi ricordiamo che noi abbiamo il ricordo di un evento perché intanto quell'evento c'è ancora, è ancora presente, non è sparito nel nulla. Perché se fosse sparito nel nulla, al ricordo mancherebbe, diciamo, l'elemento di paragone, il termine di paragone per potersi dire ricordo di un qualcosa. È proprio perché quel qualcosa che viene ricordato è proprio qui presente nell'apparire infinito, in realtà, non direttamente nell'apparire finito, che in qualche modo, diciamo, inconsciamente è presente anche nell'apparire finito, ma non nell'attualità, diciamo, concreta del momento presente. Però appunto deve esserci ancora quel contenuto, quell'evento sul piano ontologico che viene ricordato. Perché il semplice ricordo sarebbe, non potrebbe neanche essere posto come ricordo se mancasse il contenuto di cui è il ricordo. Proprio perché è presente il contenuto di cui si ha il ricordo, è possibile paragonare, confrontare il ricordo con l'evento ancora presente. E sapere che quel ricordo è il ricordo di quell'evento. Si faccia caso a questo: quando si ricorda qualcosa, si sa che quel ricordo è il ricordo di quell'evento, perché è presente anche l'evento quando lo si ricorda, cioè appare anche la posizione dell'evento, non semplicemente il ricordo e basta. E quindi questo implica che l'evento debba ancora esistere per poter essere ricordato. Ora, quindi, nella nostra esperienza, noi non potremmo neanche ricordare il prima e il dopo, cioè ogni dopo sarebbe sempre un prima per noi, se non avessimo conservati gli eventi stessi e non semplicemente i ricordi degli eventi. Affinché appaia la variazione del prima e del dopo, e quindi quando appare il dopo, che è tale solo in quanto c'è stato un prima, deve apparire appunto il prima. Tutto ciò è possibile perché il prima, l'evento di prima, per quanto riguarda la legna che arde e poi dopo appare la cenere, noi possiamo ricordare che prima di quella cenere c'era la legna, perché intanto quella legna ancora è presente come configurazione, come fotogrammi, nell'apparire infinito, dove noi in realtà siamo e che possiamo comunque contenere a livello inconscio, almeno una parte di quell'apparire infinito. Bene, una volta chiarito tutto questo, va da sé che nella struttura dei fotogrammi appare questa necessità. Nella nostra esperienza immediata appare tutto questo, cioè come necessità, come posizione astratta, ma se non apparisse la necessità di tutto ciò, o meglio, se non vi fosse questa necessità, niente potrebbe apparire, come ho spiegato prima. Allora, questi sono alcuni dei problemi fondamentali della prospettiva analitica, della filosofia analitica, che, lo ripeto, implicitamente separa in maniera evidente
il pensiero dalla realtà e ritiene che la realtà sia esterna dal pensiero e che la si possa in parte interpretare attraverso il linguaggio, attraverso delle operazioni logiche, che quindi producano dei risultati attraverso determinate dinamiche. Ma l'altro problema fondamentale della filosofia analitica è di essere infondata, cioè di partire da premesse arbitrarie, infondate, autoreferenziali, frutto di un accordo intersoggettivo, quindi di mere convenzioni. E invece la filosofia deve partire innanzitutto dall'esperienza immediata, dall'originario immediato, nella quale ognuno si trova, nell'esperienza immediata. E lo ripeto, anche presupponendo che la realtà sia esterna dal pensiero, intanto bisogna presupporre una differenza all'interno del piano ontologico tra il piano del pensiero, che quindi deve essere identico a sé e distinto dal resto, e il piano della realtà esterna, che deve essere identica a sé e distinta ontologicamente dal piano del pensiero. Quindi questa presupposizione ontologica e il fatto che la realtà poi venga presupposta come incontraddittoria a livello ontologico e implicito, non è un qualcosa che io mi stia inventando, ma è un qualcosa di a questo punto palese, che viene reso evidente da quello che ho spiegato e da quello che ha dimostrato Severino, per cui non rimane che accettarlo. È una constatazione e sono stati quindi confutati in maniera clamorosa, plateale e incontestabile alcuni degli errori fondamentali della filosofia analitica.